possiamo interrogare in geometria qualcuno. Lara. Ecco, allora Lara mi disegna la prima figura, un rettangolo. Che ti ricordi che caratteristiche ha il rettangolo? Il rettangolo ha due lati corti e due lunghi. Bravissima, allora disegnamelo. Un rettangolo. Ecco, fatto così con una penna viene perfetto. Adesso, qual è la figura che ha tutti i lati uguali invece? Un quadrato. Disegnami anche quello allora. Un quadrato. Lo disegni di vicino, bene. Adesso facciamo un triangolo, un po' più difficile. Triangolo equilatero. Un triangolo equilatero. Ecco, bellissimo. Ma maestra, se io ci aggiungo un altro triangolo qui, sempre uguale, diventa una stella. Bellissima. E potremmo farla sopra l'albero di Natale. Ma come? La potremmo fare a origami. Va bene, benissimo. Ma come si fa? Quadrato, rettangolo, triangolo, equilatero, ma come si fa a fare la stella? Te la spiego io. Prima prendi il foglio e lo fai combaciare qua giù. Poi prendi la forza e tagli questo pezzo. Poi lo apri e ti viene un quadrato. Adesso tu lo pieghi così. Lo apri e ti viene una mediana. Dopo aver fatto la mediana, prendi questo angolo e lo porti giù tenendo fermo questo altro angolo. Adesso, dopo aver fatto questa parte, la riapri e lo fai dall'altra, sempre tenendo fermo l'angolo. Lo riapri. Vedi il triangolo equilatero? Adesso lo tagliamo. Adesso lo pieghi a metà poi lo riapri e ti viene un'altezza. Adesso prendi il vertice e lo porti alla base piegandolo fino alla fine della base. Una volta fatto così, prendi anche l'altro angolo, e lo fai anche dall'altra parte.
può essere anche una scatolina. È vero. Adesso prendi sempre questo vertice e lo porti fino alla base e lo porti fin quassù e fai lo stesso procedimento con gli altri. Ecco alla fine come dovrebbe venire. Fai uno dentro, uno fuori e uno dentro. Così. Dai che lo decoriamo. Fare più piccolo, dividete il foglio a metà e vi vengono fuori due rettangoli. Ecco, facciamo un bel nodo e abbiamo finito tutto. Mettere le gronzioni a posto, così per la mamma, così. Da Baltasar, alla